Outpath First Journey. Allora, questo è un gioco che ho trovato fatto da un solo sviluppatore cercando online su Steam delle cose che potevano interessarmi ed in effetti dà molto le vibes di Minecraft, perlomeno dal no, aspetta, calmo lì. Ok. Dà molto le vibes di Minecraft primissime versioni. If you don't like clicking things a lot, you can enable old click mode now. Even though you can unlock this upgrade by playing, you can choose it later. Vabbè, activate. Molto, molto vibes, eh? Workbench now in structure queue. Ok, due fiori e due... Cazzo. Ok. Devo stare attento perché se cado muoio. Le canzoni... Ah, copper deposit. Molto respawnano a una velocità impressionante. Deposito di carbone. Ah, possiamo espandere il bioma. Flint. Bisogna attendere. Flint axe. Ho solo il flint. Ok, queste erano robe che possiamo effettivamente craftare. Skill shop. Dobbiamo assolutamente crearci un delle accette. Ok, possiamo lasciarlo fare nel mentre creiamo altre. Mi piacciono anche molto i suoni. Ed è bello il fatto che il mondo si espanda, ma sei tu a decidere. Ci sono dei pesci anche. E qui io come faccio a salire? Ok, ho un inventory. Ok, molto... molto intuitivo. Ah, adesso sì che si ragiona. Gallina. Posso fare pat pat.
Inscription table, non posso ricercarla. Anvil. Ok, flint, e questo l'abbiamo fatto. Fibers e flint ci servono. Vabbè, intanto raccogliamo. Ok. Meno male che ho attivato il click automatico, perché l'unica cosa è per l'equip è un po' spreader spinning wheel. Allow you to craft various useful item. Devo raccogliere. Il concept di gioco è molto interessante. Cosa ho fatto? Le risorse vicine. Genera piante. Il fatto è che però mi fa respannare, però è fottutamente difficile. Devo trovare assolutamente un delle rocce. Dove sono le rocce? Sempre lì. Sai che non so se cado, perdo delle risorse. Si amplia il mondo. Ok, con quelli posso. Sì, è proprio Minecraft. Ho preso un orange. Non ho capito cosa ti dà la ricerca. Fare cose ti dà, in termini di ricerca, delle cose, cioè dei punti di ricerca, fare le cose. Stone 3, Flint 3.
Questo è un gioco che non penso sia molto conosciuto, ripeto. Io ci vado proprio alla ricerca. Flint ne ho 5. Mancano 10. Guarda una mucca. Con una bottiglia avrei potuto collezionare del latte. Però se non riesco a saltare, cioè andare oltre. Magari allargando il bioma mi va di culo e riesco a collegarmi. Per esempio devo andare qui. Vediamo un attimino se posso. Skill shop, spinning wheel e anvil. Fornace. Magic pure e farming. Però non posso creare dei. Ah. Di più espandiamo, più succedono cose. Adesso la prossima espansione è molto in là, eh. Sti cazzi di flint sono complicati da trovare. Ok, finalmente dovremmo esserci. Ok, ci siamo. Ah, si interrompe. Ok, adesso dovremmo. Si sceglie abbastanza celermente. No. Dai.
vediamo il recipe. Meal. Allow you to turn some plants into ingredients. Cosa fa questo? Ah, posso arrampicarmi. Ok, posso arrampicarmi e cambia tutto quanto il gameplay. In effetti non ho manco pensato di arrampicarmi. Minchia, posso fare dei voli allucinanti così. Devo alternare tantissimo gli oggetti. Infatti, vedi la sabbia. Dovrei fare una fornace in tutto ciò. Pieno di tartarughe bidimensionali, sto posto. Adesso ho un sacco di roba per creare. Mi ha proprio preso, sarà il... Sarà il mood. Ok, vediamo. Ok, questo è finito. Sand. La sand la possiamo prendere. Breaker. Qua ci vuole un po'. Però possiamo creare. Eccola, la fornace, per esempio. Possiamo anche. Skill shop. No. Mi si è spento, mi sono cacato sotto. Ok, io spero che non si stia, perché mi si sta spegnendo il monitor. Vediamo qui che cosa possiamo andare a... Ok, qui possiamo fare carbone, copper, brick, glass. Posso cuocere la carne.
Sono molto curioso di creare a questo punto questo glass brick. Brick ce ne vogliono due, ma penso che... Ah, no, manca la sabbia, quindi la devo fare. Oh, i jump pad. Brick 2. Ok, di questi qui ce ne abbiamo due. Calderone, crea le pozioni. Breaker. Questi sono molto... Oh, adesso 4 metri. Però 4 metri quanto effettivamente sono? Craft value, useful item. Allow you to craft magic weapon. Ok. To turn some plants into ingredients. Allora, vediamo un po' se... Ok. Mi allargherei. Magico. Meno male che ho messo il click automatico, se no... Ok, vediamo un attimo questo che cosa posso fare. Paper. Questo che cos'è? Magic branch. Glass orb, acqua, butterfly, glasses, copper bell. Questo non so a che cosa serve in realtà. No, vaffanculo, ho sbagliato. Che le risorse finiscono in stra in fretta. Ok, che cosa posso creare? Le armi magiche, cooked meat.
Copper ingot. Devo fare dei lingotti di copper. Copper ingot. Ok, ci metterò un po'. Non posso fare la ricerca. Che tipo, qui sopra ci sono i depositi di pietre. Mi fermo. Guarda quanti depositi. E dicevo, 4 metri con quella roba lì. Chissà quanto effettivamente sono 4 metri. Non saprei quanto possono essere. Questo è un gioco piccolo, però si vede che ha tanto da offrire, proprio si sente da lontano. Ma anche la performance è abbastanza, è veramente buona. Cioè il salto, c'è qualcosa da rivedere, però funziona. Allora, vediamo un attimino qui. Ecco, posso nell'eventualità creare l'anvil. Lo mettiamo qui. E posso. Lo skill shop mi manca. Mi manca ancora, vero? Description table e quello ce l'abbiamo. Lo skill shot non, non. Lo skill shop show so a cose non ce l'ho. Ok. Adesso. Fish spawn. Impatience. Reduce craft time by 30%. Ah, ok, quindi l'ho comprato. Magic weapon. Wallop, reduce object health by 8%. Vabbè, craft time l'ho premuto per sbaglio, ma è quello che effettivamente serve. Serve di più. Ok, ah ok, cazzarola. Copper pickups, però non posso. Chissà se mi dà qualcosina in più a livello di. Che carino che è. Ok, quindi adesso. Ah, me lo ha tolto di conseguenza. Ok,
Bel po' più veloce, faccio molto in fretta adesso. Ok. Dovrei aver cacciato l'ascia. Cooking pot. Breaker, questa è una roba che devo ancora scoprire. Copper ingot. Craftiamone. Ok, adesso posso distruggere le pietre più velocemente. È tipo qui sopra. Ci metto un attimo con queste. Ci metto quanto prima ci mettevo per gli alberi, per intenderci. Bello, bello, non lo so se è bellissimo, ma sicuramente l'atmosfera e il gameplay loop qui è veramente veramente bello. Raga, io mi fermo un po', ma lo vorrei continuare. Non è che forse ho trovato qualcosa di simpatico. Ci vediamo alla prossima.